Ciao a tutti, quest'oggi stiamo andando a fare un sopralluogo con la polizia locale per vedere come combattono il problema della doppia fila. Sappiamo che questo è un problema molto importante e gravoso per questa città ed sono i cittadini stessi che ci stanno chiedendo di intervenire. Bene, oggi vedremo quello che fa la polizia locale. In tempi di crisi noi siamo perfettamente consci che bisogna operare con intelligenza, però d'altro canto Esatto. anche chi lascia la macchina in modo tale da bloccare la circolazione, da renderla comunque più difficoltosa per altri cittadini che hanno le sue stesse problematiche, quindi arrivare in orario al lavoro, ad esempio, è una delle problematiche, non è tanto corretto, insomma, né da un certo punto di vista nemmeno tanto civile, Penso che i cittadini debbano ricordare che la città è la loro, insomma. non è di Roma Capitale, non è della polizia, in senso stretto, la città è loro e quindi la devono curare anche con questo, eliminando questi comportamenti. E quindi ci serve sicuramente un cambiamento nelle abitudini del cittadino. E questo aiuta a far funzionare la città e i mezzi pubblici, aiuta a far circolare di più il traffico e anche a ridurre anche l'impatto ambientale. In questo credo che anche la vostra figura, anche la presenza fisica dia un segnale importante. Sono certa che poi la risposta del cittadino sarà gradualmente sempre maggiore, però devono sapere che c'è questo controllo e devono sapere che avete anche a disposizione questi tablet, questi street control che aiutano. Quindi io credo che con delle azioni specifiche di dissuasione dei risultati li avremo senza dubbio. E credo che anche da parte vostra avrete un riscontro positivo in questo senso dalla città, quando vi vedono i cittadini su strada a combattere la doppia fila, penso che tipo di risposte avete dalla città. Però anche con lo street control, insomma, si riesce ad avere questo tipo di deterrenza. Lo street control ci consente anche di fare questo tipo di controllo, perché il suo utilizzo non è soltanto per le soste, ma anche attraverso un controllo dinamico delle targhe dei veicoli in movimento, con un immediato controllo delle banche dati, ci consente di individuare immediatamente un veicolo in circolazione sprovvisto di copertura assicurativa o con revisione scaduta o di provenienza furtiva, tra l'altro. Quindi attraverso quell'apparecchio il cittadino viene raccolta la targa della La macchina targa viene e proprio viene fotografata, però sul fotografata. tanto Quindi anche lungo. così al riparo da eventuali contestazioni o Quindi cose c'è sì. una E brava. quindi noi ce la metteremo Quindi tutta, insomma, per fare attività di repressione, d'accordo, ma soprattutto di è quello prevenzione. infatti, e questa è la cosa importante. Io credo che l'obiettivo di queste campagne non sia quello di punire il cittadino o di far cassa per l'amministrazione con le Assolutamente. sanzioni, sia quello di avviare proprio un processo di cambiamento culturale e quindi un'attività di tipo preventivo, cioè i cittadini devono capire che la città è un bene comune, la strada anche stessa è un bene comune per cui va trattato come tale, non doppia fila e quindi una fluidificazione maggiore, ma questo poi è un vantaggio per tutti, la città deve capire che questo è un vantaggio Vantaggio che per va tutti, certo. verso tutti.